diciamo che sulla cartina la tappa più banale è scontata, che arrivavano i velocisti, però noi in fuga ci siamo gestiti molto bene e a 20 km dall'arrivo avevamo ancora 2 minuti e mezzo e Mirko mi incitava dalla radio a lei a tutta che la fuga o vi prende o arrivate, e invece siamo arrivati e è arrivata questa bellissima vittoria. Un bel messaggio anche per il CT che è qui a vedervi. Ma sì, io intanto mi godo questa vittoria, poi se il CT tra quello che farò in questo giro ben venga. I giovani crescono però. Sì, siamo un gruppo tutto giovane, noi siamo sempre all'attacco come vedete voi. E prima o poi doveva arrivare questa vittoria per noi, è arrivata a me e sono convinto che da qui a fine giro potremo ottenere ancora qualcosa di buono. Quando è che hai capito che poteva arrivare la fuga e quando è che hai avuto la certezza di vincere la tappa? Ma la certezza di vincere dopo l'arrivo, perché non ci credo. Dopo? Non ci credo nemmeno io. Diciamo che a 5 km avevamo ancora un minuto, però sai, il gruppo va molto più veloce di noi. Noi abbiamo dato tutto fino a 2 km, poi da lì sono cominciati gli scatti. Sono stato bravo a chiudere il buco su Alan, perché quando è partito avevo un bel vantaggio, poi gli altri non mi davano cambi perché sapevo che io ero il più veloce. E da lì all'ultimo chilometro ho dato tutto e ho detto o la va o la spacca.